Stiamo ragionando, avremo anche altri incontri durante la settimana, diciamo, per discutere sia delle modalità del 24 sia per valutare la situazione per il 31. Quindi adesso seguiamo anche un po' questa settimana l'andamento dei contagi e quindi poi faremo una valutazione definitiva. Noi abbiamo già trovato una doppia soluzione, o di fare il Capodanno in piazza oppure di fare un evento dal vivo trasmesso poi invece televisivamente. Quindi una delle due soluzioni, sicuramente il tema della sicurezza in un momento in cui l'andamento dei contagi ci fa preoccupare, è fondamentale.